Ragazzi, che per caso volete un po' di Coca-Cola? Che problema c'è? Cioè, no, ragazzi, dai, non si può vivere così, dai. Ma non si può vivere così, dai. Ciao Zanone, parere mio, non è cambiato un cazzo di niente. Beh, ma infatti guarda che io ho aspettato, Io la patch ho aspettato al day one, ho detto, l'ho provato con Flow, ho fatto tre partite, mi ha rotto il culo, perché Flow mi ha rotto il culo, ci sta, e poi non ho più giocato, non ho più giocato, ho detto, senti, lo provo venerdì, con l'evento nuovo, provo la VL, vediamo com'è, se cambia qualcosa bene, se cambia un cazzo, amen. Oh, eccole qua, Dinastie Ultimate, perfetto, vediamo chi esce, allora, Shrek 94. E fa il cuoricino. Ma quanto è carino. Mamma mia, Mendy. Sto James sembra carino da provare. Zidane 95. Maldini, Rivaldo. Perché ci stanno due Agi, due Kluivert? Mamma mia. Sono usciti pure quelli stupidi, regà. 4 e debole Rivaldo. Ma intanto Rivaldo il 4 e debole è fake, frate. È sempre stato fake. Rivaldo c'ha il piede debole e brutto pure con 5. Limiti globali che c'è sta? 86 più garantito. Apriamo un pochetti. Ah, ho trovato uno. Il fratello di Oberdorf! Il fratello stupido della Oberdorf! L'importante era trovarne uno subito, dai. Dicevo, già c'era un colore strano. Quello Haaland non può essere. Carriera, ho visto che hanno messo un sacco di nuove facce. Io c'ho mezzo voglia di iniziare una carriera natalizia. Pensa un po'. No, Larsson, ragazzi. Oh, bello Durham! Oh, bello sto pacchettino, però, eh. Ma Larsson è pure quello stupido, eh? 4-4. Vabbè, io butto tutto al club, magari lo usiamo, boh. Dai, dacci Zidane, su. Ma ormai c'è sto solo io apri i pacchi su sto gioco. Dammi Zidane, sbrigate. No, ma che me sto a tenere i pacchi per i Toti? È John che mi ha boostato l'account facendo un sacco di SBC. Secondo me possiamo pure fermarci un attimo, perché c'è una cifra di roba da aprire. E questi qui comunque non mi danno soddisfazione, sti pacchi, mi sembrano brutti. Dobbiamo andare un attimo a capire magari SBC che cazzo è uscito, vediamo. Aggiornamenti con la base, ancora. Ah, regà, dobbiamo aprire tutto per aprire le icon. Pronti. Andiamo dritti, dai. Ci abbiamo da aprire 120 pacchi. One eternity later. Allora, vai. Bang. No, basta, basta. No, ragazzi, non ce la faccio, sto in Inghilterra. Le ultime tre che ho fatto pure erano solo in Inghilterra. Ma già ce l'ho, Paolo Scolastico. 150 pacchi. Ah no, non ce l'ho, buono, meno male. Ottimo, meno male. Vai, Paolo Scolastico nel club, dai. Prossimo. Ma c'ho quello meglio. Ma c'ho quello meglio, regà. Mamma mia, ste icon. Oh. Vediamo domenica se magari c'è qualcosa di più simpatico nei pick. Boh. Allora, facciamo la squadra nel frattempo che se fanno le 8, così apro qualche pacco alle 8. Zidane tocca usarlo per forza, ma tocca capire quanto costa. Zidane che c'ha poi? Passaggio incisivo. Qual era l'altra? Era tipo talento naturale. Meglio passaggio incisivo, dai. Ma quanto costa? Oh, la Madonna. Lo sai che compra questo, mi sa che non è una buona situazione. Si potrebbe skippare domenica, Zidane. Boh. Ma regà, ma quanto costano sti robbi? Ma sono incomprabili, regà. Ho capito che sto ricco, ma 6 milioni per comprarmi Haaland e fa cacare. Il fatto è che se non escono pacchi, significa che quei giocatori restano ai miliardi. Cioè, non si abbassano. Non ci stanno, regà, i Lightning Rounds. Boh. Peron. È quello stupido però, eh? Ah, ma Rivaldo 91 è estinto, raga. Ma sono tutti estinti, porco zio. Ma pure James. Mendy 2 milioni e mezzo. 2 milioni e mezzo di terzino. Pure Teo è estinto a 1 milione. Ma non si prova un cazzo oggi, raga. Giusto Durham da 80k potevo trovare. Qua non te sbagli. Sa che davvero usa merdi il balone, eh? Oh, senti. Porca puttana. Quella 10-2 l'hanno ciucciato. Ma quanto cazzo costa? Oh. Ma che asta faccio? Mamma mia.
È che spende così tanto, mamma mia, fa male il cuore, mi fa male. Mamma mia, però giocare con questi mi fa male il cuore due volte. No, raga, 8 e mezzo. Cioè, sta 8 e mezzo, ma fra un'ora sta a 4.000 crediti, porco zio. Cioè, la vera domanda è che squadra eseguo? Adama lo faccio, bravo. Facciamo Maguire, ragazzi. Vogliamo giocare davvero con Maguire, come i veri eroi? Vabbè, ma Adama Traoré è sempre stato rotto. Questo tira dritto, brother. Vai sereno. Vai, Maguire, ragazzi, dai. Fatto il GOAT, ragazzi. E che lo! Harry Maguire. Tremendo. E invece dov'è Paolo Dybala? Quanto cazzo è bello, di è. Dammi Paolo, va. Paolino Dybala. Ah, c'ha talento naturale lì, che è. Mazza, però se nella roba dei Go c'ha tutti. Peccato sto talento naturale. Che cazzo serve? Boh. Quello non lo posso comprare. Questo non lo posso comprare, questo non lo comprerò mai, 2 milioni e mezzo col cazzo. Turam, Dybala. Uso Turam? Sì o no? Dybala sicuro voglio usare. Vabbè, quindi questo qui va levato, ok? Che altro ho fatto? Io no, Maguire, Dybala, ok. E sto Haaland, io in realtà non... Boh, perché sto Haaland? Perché dovrei comprare sto Haaland qui che costa miliardo? Poi non so chi cazzo usati per centrocampo, regà. Boh. Usciti pacchi nello store? Oddio, magari se. Magari qualcuno esce, dai. Ma ce la fanno a fa droppa un paro dei giocatori scambiabili così che almeno se ponno comprare? Capiamo. Braut Bruno, il cugino stupido di Haaland. Mendy, 2 milioni e 2. Zidane chiaramente non lo vuole nessuno. Questo non te lo droppano, eh. Pezzi de merda, infami. Mazza, oh, ma c'è un cazzo da provare de bello. Ma fa tutto cacare, fa. Mo' ci metto De Bruyne. Infatti, sì, ma metti De Bruyne. Ma che me frega? Cioè, sto avendo problemi a fa' squadra, te giuro, eh. La Rodmanif! Dobbiamo linkarla. Ma in realtà basta un'altra icon. Una sola. Certo che Zidane De Bruyne, ma che cazzo difende? Madonna, davvero mi sono rotto il cazzo del portiere Icon. Guarda, piuttosto metto Ashley Cole, zio cane, guarda. Ma metti Allison, va bene. Zidane, questo qui, regà, perdo 2 milioni, secchi, eh. L'ho preso, è fake. L'ho preso. L'ho preso a 3,4,50. Sicuramente perderò soldi, però meglio dei 3,9. Oh, questo mi ha rotto il cazzo. Martini, me lo compro così, dai. Dammi questo, GG. C'è poco da esultare, tempo che mi faccio le 10 partite, quello sta a 3 milioni e ci ho perso 400k. Abbiamo preso pure Vieira, quindi Zidane lo proviamo poi un altro secondo. Allora, Rodman, Trinity, Rodman. Aggiungi alla rosa. Perfetto. Vieira lo metto di qua, De Bruyne di qua, Sesso, Karsdorp, Maldini, Maguire. Andiamo? Siamo pronti a provare il nuovo gameplay della nuova patch? È la prima partita online che faccio. Vediamo com'è il videogioco. Mamma mia, Trinity. Ma sta a giocare? Solida! Si è vista la differenza da patch, eh? Shrek! Che è cambiato, ragazzi? Cos'è cambiato? Hanno 64 persone davanti alla difesa. Rosso! Netto! È rosso, regà. Ammazza Dybala come batte bene. È uomo sul palo. Che palle. Sta buono, tira come va. Mi sono caricato troppo. Vabbè, dai, succede, ragazzi. Un po' dezzella, dai. Vai, Shrek. Bello, Paolino. Va più veloce. Va più veloce se te alzi il pallone. Bravo, Adama. Mamma che piede. Mazza, eh. Stiamo a 3, ragazzi. Bravo, Shrek. Secondo alcuni leak mettono come nuova icon Bale. Eh beh, ci starebbe, eh. Vabbè, una solida partita, ragazzi, dai.
Alla fine tre legni, belli puliti. Volevo provare a battere il record della magica Roma della scorsa stagione. Meglio difesa avanzata o tattica adesso? È una domanda alla quale devi rispondermi tu. È la prima volta che provo questa patch quest'oggi. A me sta a regalare game o... Boh, no, no, non mi sa di no. De Bruyne, manda Haaland. 93 di velocità. Ah, è pure 100 di forza. Non è abbastanza, evidentemente, per bloccare Rio Ferdinand. Guarda questo come gioca. Mamma Rodman. Mamma la Rodman. Mamma Paulino Dybala. Maguire. Karsdorp. Mamma mia, che infarto Maguire Karsdorp, ragazzi. Mi fa male il cuore solo a pronunciarle queste parole insieme. Oh, Haaland ancora, oh. Almeno l'anno scorso si inseriva, biottava. Stanno in tronco e basta. Chi è? Ma guarda che fette! Haaland fa cagare. Ma che sto a vedere, scusa. Metto Thuram. Non mi devi baitare. Bravo Paulino. Sì? Sì? Adama Rodman. Adama Rodman, nuovo giocatore. Se fanno fa gol sensati su sto gioco, mi dispiace. Guarda Rodman. Ma chi è? Chi è che me l'ha ripresa? Bello, giusto il gol. Solo l'esterno puoi segnare su sto gioco. Ah, comunque è Guardiol quel mostro biforcuto. Però, Dybala sembra carino, eh.